Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova tier. Ora lo so, prima o poi troverò un nome migliore a questa serie, ma comunque quest'oggi siamo con una tier list nuova, questa volta sul tipo fuoco. Prima di iniziare però ragazzi voglio chiedervi un paio di cose. La prima è di lasciare un mi piace, ormai non vi chiedo più quanti mi piace perché tanto YouTube fa quello che vuole. Però se vi è piaciuto il primo episodio e vi è piaciuto il primo episodio, lasciate un bel like per sostenere questa serie. Inoltre vi chiedo se volete vedere delle tier più grandi di questa, cioè su questo sito ci sono anche tier riguardo ad esempio tutti i Pokémon di Kanto. Lo vorreste un video di questo genere anche se magari fosse molto più lungo del normale? Fatemi sapere nei commenti, anzi fatemi sapere nel sondaggio che è più affidabile. Detto ciò direi di passare alla schermata della nostra tier. Come vi ho anticipato oggi siamo qui con il tipo fuoco, quindi direi di non perderci in ulteriori indugi. Vi invito ovviamente come nel primo episodio a mettere le vostre tier nelle stories di Instagram e a taggarmi, così poi le rimetto sulle mie storie e siamo tutti contenti. E direi di iniziare con la nostra tier. Allora, non so perché partiamo con Castform, anche se dovrebbe essere in ordine alfabetico. Castform di tipo fuoco, non lo so raga, è nulla, è il nulla questo Pokémon, non mi dice assolutamente nulla, quindi non è brutto per carità, però è veramente anonimo come tipo fuoco, cioè non lo sceglierei neanche sotto tortura, quindi sì, C. Mentre poi ragazzi abbiamo Arcanine, e qui vabbè ovviamente non posso che metterlo in, non so se metterlo in S Arcanine, però ragazzi Arcanine è di un livello molto molto alto come Pokémon, era pure uno pseudo leggendario, quindi direi che la S ce la possiamo schiaffare. Blacephalon, allora ragazzi io non so, a qualcuno piace questo Pokémon, cioè qualcuno lo apprezza effettivamente, io no. È anche bruttissimo di design, cioè un conto è essere strano come design di ultra creatura, no, Xurkitree secondo me è un design strano, però è bello. Lui è proprio orribile, lui è inguardabile, si stacca la testa, che è Nick quasi senza testa, fa veramente schifo Blacephalon, scusatemi. Mentre poi abbiamo sia Mega Blaziken che Blaziken normale, non li metterei in S perché forse non sono Arcanine, però direi che entrambi una A se la possono meritare, del resto sono starter, li ho messi in A anche negli starter, quindi va bene così. Bryxen invece, come vi dicevo, mi piace di meno rispetto al resto degli starter, quindi lo metterei in una B senza problemi. Ecco qua, Camerupt, lo sapevo che andava a finire male. Allora, Camerupt normale è un Pokémon che effettivamente mi piace abbastanza, però sinceramente non penso di metterlo a livello di Blaziken, cioè la A la tengo per qualcosa di più, quindi gli darei un 3 su 5, abbastanza intermedio. Mentre Mega Camerupt mette più rilevanza sulla parte del vulcano, però secondo me perde qualcosina a livello di design, cioè Camerupt mi piace di più, però non perde così tanto, e poi acquista in caratterizzazione, quindi direi che anche lui rimane su B, se la gioca con Camerupt su alti e bassi, ma siamo sempre lì. Chandelure, oh che bello Chandelure ragazzi, questo è uno dei bei Pokémon di quinta generazione, Chandelure assolutamente A ragazzi, è un tipo fuoco veramente tanto originale, mi piace veramente tantissimo. Mentre poi abbiamo qui le Mega di Charizard, allora qui ragazzi io vi dirò, Mega Charizard X finisce in un A, è fanservice lo so, ma è comunque Mega Charizard X. Mega Charizard Y uno step sotto, tra l'altro grandi sprite tagliati a metà, top grafiche Photoshop ragazzi, mentre Charizard, vabbè Charizard va in A, solo la Mega Charizard Y secondo me perde leggermente rispetto a Charizard e va in B, però è una B comunque tendente anche verso l'A, perché comunque resta un Charizard voglio dire. Mentre poi va bene, ok, Charmander va in A e Charmeleon lo rischiaffiamo in B come nel video degli starter. Tra l'altro ok, adesso abbiamo una sfilza di starter tutti di generazioni diverse, ok va bene. Allora Chimchar sei tanto 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 bello, quindi A direi per Chimchar. Stessa cosa per Combusken, che a me piace molto anche se un po' criticato, e stessa cosa ancora per Cyndaquil, quindi seguiamo la linea che abbiamo seguito nel video degli starter. Mentre Darmanitan, allora Darmanitan è un bel Pokémon, a me piace molto, l'ho scelto molto 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 spesso, però non so se è al punto da metterlo in A, devo, fatemi pensare, guardo un attimo quelli in A, no forse è uno step sotto, forse è a livello di Camerupt, forse non lo metterei in A, anche se un po' se lo meriterebbe secondo me, non lo so, mettiamolo in B per il momento, poi vediamo. Mentre Darmanitan forma Zen, che è intelligente come Pokémon, no scusami poverino, lo metto in B. Darumaka invece è un po' meno bello e quindi finisce in C insieme a Castform. Delphox invece, come nel video degli starter, va in A, e poi ragazzi ho già visto quello dopo, Embor, purtroppo Embor, non sei brutto come Blacephalon, però C. Entei, Entei fermi, Entei è mio padre, Entei, ok? No ragazzi, Entei va easy, ma molto easy in A, direi non in S perché Arcanine è ancora uno step avanti, però assolutamente A per Entei, non c'è discussione. Fennekin, stesso discorso di Entei e degli altri starter. Flareon, Flareon delle tre Evolution è forse quello che mi piace di meno, proprio come design, non è brutto per carità, però non so se lo eleverei a livello di quelli della A, capite? Mi piacciono di più
più quelli nella A. Forse Flareon è più verso un Darmanitan che verso un Charizard, quindi tenderei a metterlo in B, anche se so che è una scelta molto discutibile. Fletchinder, ragazzi, tutta la linea evolutiva di Fletchling è veramente tanto bella, uno dei Pokémon migliori di testa, anche uno degli ultimi migliori Pokémon usciti. Vabbè, comunque Fletchling, ragazzi, io lo metterei senza ombra di dubbio in A, perché è un Pokémon veramente fatto bene. Ok, mettimelo in A però, se no non ce la facciamo più. Primal Groudon. Primal Groudon, non lo so, ma tra l'altro Groudon normale c'è in sta tier? No, non c'è Groudon normale in sta tier. Beh, bella tier, quindi devo considerare lui come Groudon, immagino. Va bene, allora se devo considerare lui come Groudon, lo mettiamo in A anche lui, perché resta comunque Groudon, voglio dire, no? Va bene, Growlithe. Allora, Growlithe non lo metto in S come Arcanine, perché resta comunque la Prevo e va bene. Però Growlithe va di diritto in A. Mentre adesso abbiamo una sfilza devastante di due Pokémon che sono Hitmore e Heatran. Probabilmente l'inizio del nome che gli porta sfiga. Allora, Hitmore a me non fa così schifo come fa schifo ad altri, però oggettivamente è un Pokémon veramente inutile. Più di C non so cosa darti, mentre Heatran non si becca la C perché comunque è un Pokémon onesto, però è comunque anche lui un po' così B. E poi abbiamo OO che, ragazzi, per il contesto io non posso far altro che mettere OO in S, perché resta il Pokémon iconico della seconda gen, sulla torre, tutto figo, non posso che mettergli S, c'ha una caratterizzazione pazzesca. Mega Ondum è molto molto bello, ragazzi, però non da S, sicuramente da A, come del resto direi che da A è tutta la sua linea evolutiva, a partire da Ondur fino ad arrivare alla Mega, perché oggettivamente sono veramente bei Pokémon. Incineroar, stesso discorso degli starter, ragazzi, va a finire in C perché è oggettivamente brutto, tra l'altro in uno sprite veramente inguardabile in questo caso. E Infernape, non lo so Infernape in realtà, perché ok, va bene, questo è uno dei casi in cui forse Infernape come, non come starter, lo apprezzo di più. Non mi sento sinceramente di metterlo in B, cioè secondo me è uno step in più rispetto a questi. Comunque una A un po' risicata, ma pur sempre una A. Va bene, Infernape lo mettiamo in A. Lampent mi piace meno di Chandelure, quindi va in B senza particolari dubbi. Larvesta non è brutto, ok, è un bel Pokémon, gli terrei una B, non esagererei troppo. Ecco qua è un altro casino, ragazzi. Litleo è veramente brutto, questo Pokémon, ragazzi, è proprio inguardabile Litleo, secondo me, scusatemi fan di Litleo, dissatemi, ma è proprio brutto. Cioè ha un design, so che deve sembrare un leoncino carino, ma secondo me non ci riesce. Non lo so, sarei quasi tentato di metterlo in D. È proprio un design brutto secondo me, cioè è stato sfruttato malissimo il leone come animale. Quindi D. Litten, ragazzi, anche qua è un gatto abbastanza banale, triste come starter, però devo cercare di non considerarlo come starter, giusto? No, non ci arriva a livello di Flareon, di Heatran, di Lampent e di Larvesta. È meno bello, quindi C per forza per Litten. Purtroppo non mi piace. Litwick invece mi piace moltissimo. Litwick mi piace davvero tanto in generale come design, secondo me è da Litwick. Lampent perde un po', forse perché non è la versione figa di Chandelure, cioè non è la versione figa che è Chandelure, e quindi logicamente perde un po'. Magby poi, Magby è molto carino, Magby, però non arriva secondo me alla A, sta più su una B, su una versione intermedia. Se dovessi immaginare, per dire, una scala tra 1 e 5, lo metterei su 3 Magby, non esagererei un 4. Magcargo, ragazzi, a me piace Magcargo, però mi rendo conto che oggettivamente non può essere messo sul livello di Charizard, però devo essere onesto, a me Magcargo piace particolarmente, quindi sinceramente lo metterei sulla B. Come metterei sulla B Magmar, che comunque resta Magmar, e Magmortar, perché comunque come linea evolutiva Magby, Magmar, Magmortar, secondo me si attestano tutti sulla stessa tier. Marowak forma Alola è intelligentissimo, quindi assolutamente A. Poi è bellissimo, è straoriginale. Guardate un attimo sta schermata, guardate, c'è solo una goccia di verde. Adesso arriva anche Enamel, però è veramente tanto originale come design, mi piace molto. Moltres, ragazzi, non posso far altro che metterlo in A. Non esagero la S, ma so già chi metterò in S, l'ho appena visto. Monferno, come per... no, non è vero, Infernape l'ho messo in A, però Monferno comunque rimane in B perché rimane un attimino sotto. Mentre, ragazzi, Ninetales, ragazzi, è il mio Pokémon preferito, è bellissimo, quindi... S necessaria, perché ragazzi Ninetales secondo me è veramente un Pokémon stracaratterizzato bene, anche per quanto riguarda Mystery Dungeon, secondo me l'hanno trattato davvero tanto bene, quindi si merita una S to cure. Namel, cosa ti devo dire? Sei brutto, Fra, sei proprio bruttino tu. Cioè, Camerupt è bello, ma tu sei brutto. E sarei quasi tentato di metterlo in C, Namel, perché
è brutto, ragazzi, è brutto. Sì, mi dispiace per Namel. Oricori invece è un bel design, ragazzi, secondo me. Oricori è un bel design. Certo, non è un gran tipo fuoco, però se devo valutare il design gli metterei un 3 su 5, se dovessi immaginare. Ecco, una scala da 1 a 5 mi aiuta di più. Oricori non mi dispiace. E poi no, ragazzi, lui. Allora, lui, Panzer, va anche ok, va bene. Cioè, oddio, ok. 2 su 5, non è niente di particolare. Però dopo arriviamo a Simiser, ragazzi. Simiser io non lo posso soffrire. Comunque ci arriviamo dopo. Pig Knight lo mettiamo sullo stesso livello di Embor. 2 su 5, non lo metterei mai al livello in questo contesto di Monferno. Bonita si becca una B perché è comunque un bel Pokémon. Pyroar merita sicuramente un pochino di più rispetto a Litleo, però anche qui è un Pokémon che sinceramente veramente non mi piace particolarmente, quindi direi di andare su una C. Non andrei su una D perché comunque Litleo è veramente brutto. Pyroar è già meglio, però non lo so, è stato sfruttato male secondo me come Pokémon. Pilava si becca una A, uno dei pochi stadi intermedi a beccarsela. Rapidash stesso discorso. Reshiram, quasi una S direi, perché Reshiram è un gran Pokémon, anche sviluppato bene. Sarei quasi tentato di mettere una S a Reshiram, fatemi dare un'occhiata. Sì, Reshiram S, anche per tutto il discorso verità ideali che c'è dietro, per come è stato contestualizzato, sì, merita una S. Rotom, me l'ero pure dimenticato sto Pokémon. Rotom C, è bella la cosa, però come design lasciano un po' a desiderare. C, niente di particolare. Salandit, Salazzol, allora Salandit non mi piace particolarmente, quindi andrei su B. Mentre Salazzo secondo me è un Pokémon molto molto originale, anche se come design è particolarissimo, me ne rendo conto. Però direi che Salazzo l'una gliela posso schiaffare tranquillamente. E poi ragazzi siamo arrivati al tumore della quinta generazione, Simisear D. Assolutamente, è veramente orribile ragazzi, sto Pokémon è inguardabile, non so come abbiano potuto pensare fosse una buona idea. Simisear, zio, sei proprio brutto, lasciatelo dire. Slugma è un Grimer di fuoco. Ok, perfetto. Talonflame invece, ovviamente, come ho già detto, va sulla A. Stesso discorso poi per Fletchling, che però non vedo. Ah, è vero, Fletchling non è ancora di fuoco. Beh, niente, Tepig va su C come tutta la sua linea. Ma no, dai, anche su D. Tepig è su B, scusatemi, lapsus. Su B è anche carino, tutto sommato, Tepig. Quindi dai, sì, B, non bisogna essere troppo cattivi. Torchic, io lo so che Torchic l'ho messo sulla A negli starter, però in questo contesto... No, vabbè. Però è meglio di Tepig. È meglio di Tepig, è meglio di Camerupt, è meglio di Bryxen, è meglio di Magmar. No, vabbè. Ah, scherzavo. Torkoal, ragazzi, a me Torkoal piace tantissimo. L'ho sempre scelto ad Hoenn. È veramente bellissimo. Questa è una mia opinione molto unpopular. So che non piace molto, ma per me Torkoal va in A. È un Pokémon davvero per cui ho un debole. Torraket lo ributto in C. Ripeto, è un gatto un po' più muscoloso. Secondo me ha veramente poco da dire. Turtonator, lui lo so, è un po' controverso. Non piace a molti, però a me non dispiace al punto da metterlo in D. Per dire, no, è meglio di Embor, è meglio di Itmore, è meglio di Incineroar, è meglio di questi, secondo me. Quindi lo metto in B. So che è una scelta molto, molto unpopular, che questo è uno dei Pokémon che tutti odiano. Però a me non dispiace, sinceramente. Quindi tutto sommato se la merita. Typhlosion, ovviamente, ha Victini, ha pure lui, è uno dei pochi misteriosi di quinta gen che hanno senso di esistere. Volcanion, invece, ecco, a proposito, un Pokémon che non ha senso di esistere, Volcanion, anche come design non mi entusiasma, non ha senso di esistere come Pokémon. Guardo quelli che ho messo in B. Volcanion è molto più brutto di Camerupt, quindi C assolutamente. Mentre Volcarona, che è un signor Pokémon, è anche molto bello, legato a Nardo, tutto molto figo, va in A. E stesso discorso per Vulpix, che comunque scende uno step rispetto a Ninetales, ma resta comunque nel mio cuore. Ok, cambierei qualcosa, non penso, sono abbastanza soddisfatto tutto sommato. No, direi che va bene ragazzi, va bene, è una buona tier. Non mi dispiace, mi sembra coerente. Ci sono alcune scelte particolari che potrebbero essere contestate. Vedo un Magmortar, forse c'è Lizard Y. Però direi che una tier anche abbastanza standard. Non penso di aver dato delle opinioni così allucinanti, se non forse su Volcanion, su alcuni Pokémon. Che dire, questa è la mia tier. Mandatemi le vostre su Instagram taggandomi nelle storie, così poi vi reinserisco, vi fate qualche follower, la gente conosce il mio canale, siamo tutti contenti. Se il video vi è piaciuto vi invito ovviamente a lasciare un mi piace. Non vi chiedo, vi ho detto, una cifra di like, perché tanto YouTube fa quello che vuole, quindi voi provate a lasciarlo se ci riuscite bene, altrimenti sti cazzi. Vi invito a commentare qui sotto con le vostre opinioni, ovviamente a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Passate dai social, in particolare come vi ho già detto da Instagram, per mandarvi le vostre tier. Vi lascio in descrizione il link. Mi raccomando anche premete la campanella chiaramente per ricevere ogni giorno i feed. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.